È il 26 settembre 1983. Siamo al culmine della guerra fredda. Nel bunker Serpuchov 15, a pochi chilometri da Mosca, c'è un cambio di servizio. Il tenente colonnello Stanislav Evgrafovich Petrov sostituisce l'ufficiale di servizio che aveva il compito di monitorare il sistema satellitare OCO, ossia Occhio, una costellazione di satelliti della serie Cosmos destinate a dare l'allarme in caso di attacco missilistico da parte degli americani. Nel caso si fosse presentato all'attacco, la strategia dell'Unione Sovietica era quella di lanciare immediatamente un contrattacco nucleare su vasta scala contro gli Stati Uniti, secondo la dottrina della distruzione mutuata assicurata. Sono mezzanotte e un quarto, orario di Mosca, e il sistema satellitare OCO si accende da un allarme. Segnala che un missile è stato lanciato dalla base di Malmstrom in Montana e sta viaggiando verso il territorio sovietico. Petrov, ritenendo inverosimile un attacco con un unico missile, pensò a un errore di sistema e non segnalò ai suoi superiori l'accaduto. Passano pochi minuti e il satellite segnala altre quattro volte lo stesso report, per un totale di 5 missili nucleari potenzialmente in viaggio verso l'URSS. Lanciare l'allarme, assecondando quanto riportato dal sistema, avrebbe potuto significare dare inizio alla risposta nucleare verso gli Stati Uniti da parte sovietica. Ma il tenente colonnello Petrov, che conosce bene le peculiarità del sistema satellitare OCO, considerando troppo esiguo questo attacco missilistico in corso rispetto alla grande dotazione statunitense, ritiene che si stesse trattando di una serie di errori. Dopo una serie di analisi, decise di segnalare il tutto ai suoi superiori come un malfunzionamento del sistema, anziché come un attacco nucleare. Viene infatti poi accertato che si tratta di un falso allarme, dovuto a una particolare congiunzione astronomica tra la Terra, il Sole e l'orbita del sistema satellitare OCO, collegata all'equinozio d'autunno appena trascorso, che aveva dato inaspettatamente luogo a consistenti riflessi solari su nubi ad alta quota, erroneamente identificati dal sistema satellitare come lanci di missili. Petrov aveva interpretato i dati e gli ordini nel modo più esatto, con un beneficio per tutta l'umanità e per tutto il pianeta. Tuttavia, tale evento metteva in pessima luce la tecnologia delle apparecchiature impegnate nel monitoraggio dei siti missilistici statunitensi e venne adeguatamente insabbiata. In seguito, il colonnello fu redarguito ufficialmente per altre ragioni e la sua carriera militare terminò con la pensione anticipata. L'episodio che lo vide protagonista e che vi ho appena raccontato fu tenuto segreto a lungo, approdando all'opinione pubblica soltanto quasi 10 anni dopo l'accaduto. Bene, anche oggi abbiamo finito, abbiamo parlato di un eroe che forse non conoscevate. Ringraziate il tenente colonnello Petrov per la possibilità di sentire la sua storia da parte mia, che sono qui a raccontarvi, da parte vostra state ad ascoltarlo, perché probabilmente se il colonnello Petrov o chi ha sostituito avesse preso per buono questo attacco missilistico, forse non saremmo qui a raccontare questa storia. Ci rivediamo la prossima settimana per altre storie di storia.